scudetto della finale 3-2. Tutto è pronto. Allora vediamo al volo le formazioni. Dunque cominciamo dai padroni di campo. E la sua presenza in campo. Si allarga adesso Ambrosio, il gol di Ambrosio che beffa la difesa di casa, rimasta ferma. Rivediamo da rivedere questa rete di Ambrosio che sblocca il risultato dopo 11 minuti. Sì, qua ha dato l'impressione di voler servire Verona sul movimento di Mattia Verona. È il gol di Pedro Gil, pareggia subito il conto, 30 secondi dopo, parità 1-1, impeccabile dal dischetto, sì. Il fuoriclasse spagnolo. Sì, esecuzione precisa, fil di palo. Gol in questo campionato, è ancora a segno il Lodi con Platero. Platero riporta in vantaggio la formazione di De Rinaldis. Spettacolo al palaforte, ecco, rivediamo. Qua rivediamo il tiro di Platero, non esente da colpe in questo caso Mattia Verona, che si lascia passare la palla sotto i gambali. Qui c'è da dire che ci sono ben 5 campioni d'Europa in pista. Pagnini contro Català, segno il gol di Pagnini ed è nuova parità. Rivediamo Pagnini. Sì. Scorso successo del Viareggio nell'andata sul palaforte. Ambrosio raccoglie una respinta corta, implacabile, e riporta nuovamente in vantaggio l'Amatori Vasken Lodi. Sì, c'è la conclusione di Ambrosio parata da Mattia Verona, che poi non vede più la palla e la palla è doloroso in bocca al lupo per il Luzzi, è anche, anche molto pericoloso, e c'è il gol di Pagnini. C'è una disattenzione, rivediamo, vedete qui Cancela. Torner e ancora Pedro Gil. E non l'ostruzione. E c'è il gol del vantaggio della formazione di casa. Pedro Gil, c'è la deviazione, una deviazione di Torner dovrebbe essere ancora. Sì, da rivedere. Pedro Gil, uno dei suoi, una delle sue illuminazioni, vedete? Sì, anziché tirare mette la palla sul pallo a sinistra. Torner che rientra da dietro porta. Errore Pagnini di Luzzi. Pedro Gil e ancora la combinazione vincente con Torner, tripletta di Torner e il Forte dei Marmi allunga, micidiali Pedro Gil e Torner. Rivediamo qui errore del Lodi, ne approfitta, sì, subito. Errore di Luzzi, Pedro Gil è partito in velocità e che garantisce il vantaggio, il doppio vantaggio alla formazione di casa. E attenzione a Cancela, Cancela, perla di Cancela per il 6-3 del Forte dei Marmi. Sì, qua gran numero di Cancela che riesce a recuperare palla dietro la porta, salta la stecca di Català e con un alza e schiaccia lo colpisce sul secondo palo. Il tocco per Ambrosio. E c'è il gol di Malagoli, Malagoli servito da Ambrosio, bella azione dell'Italo argentino. Sì. Vediamo. Qua Ambrosio che porta a spasso Pedro Gil e serve Malagoli in entrata. Alessandro. A colpo sicuro. A colpo sicuro Alessandro aveva indirizzato la palla verso l'angolo. Eccolo qua, rivediamo la prodezza di Mattia che vedete, poi invita il pubblico ad applaudirlo, a sostenere la sua squadra. È finita dunque.